La natura mette a tante risorse che mettono sono nocive per l'uomo, ma possono anche diventare occasioni da valorizzare. In questa occasione la natura ha generato il coronavirus, ma la natura ci dice un esempio anche virtuoso, il comportamento delle perle, delle conchiglie perlifere che generano perle quando sono attaccate da organismi esterni che entrano in loro. La perla, dicono gli scienziati, viene proprio generata da alcune specie di conchiglie che nelle profondità degli oceani, a certe condizioni di temperatura, di pressione, eccetera, quando sono aggredite, per esempio, da granelli di sabbia che cercano di entrare al loro interno, reagiscono emettendo, confezionando, costruendo una materia che diventa la perla. È un comportamento della natura virtuoso che ci viene bene in questa occasione. Il virus per adesso ha creato disagio all'attività scolastica, al vostro diritto di apprendimento, ma ci dà un esempio. In questa situazione di difficoltà, gli umani possono imitare il comportamento delle conchiglie perlifere, trasformare la difficoltà in qualcosa di prezioso, generare perle, e le perle in questa occasione sono la volontà degli studenti che reagiscono, la loro applicazione, anche maggiore dell'applicazione e dell'interesse che solitamente noi a volte mostriamo durante l'attività didattica di routine. In questa occasione la perla è questo, sollecitare a reagire alla difficoltà utilizzando la nostra volontà, la nostra iniziativa, la nostra concentrazione. Ecco la perla che noi possiamo generare contro la difficoltà che ci ha generato il virus. E buon lavoro!